Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è Raffaella Lecciso. Insieme a sua sorella, ha un passato nel mondo dello spettacolo. Infatti ha partecipato a diversi programmi televisivi ottenendo un grande successo. Di recente la sua gemella ha dichiarato, in un'intervista a Grand Hotel, di aver cambiato vita, di lavorare a una sua linea di abbigliamento e di voler tornare al lavoro di giornalista pubblicista, magari raccontando la sua amata Puglia. Oggi, invece, la sorella Bruna ha un profilo Instagram da cui tiene aggiornati tutti i suoi fan sulle ultime novità. Da un po' di tempo però non si vede più su piccolo schermo, cosa è accaduto? Raffaella Lecciso è sempre super. Lei e sua sorella sono nate il 2 agosto del 1972 e, insieme, si sono fatte strada nel difficile universo dello show business con il loro talento e la loro bellezza. Per un po' di tempo hanno effettivamente catturato l'attenzione del pubblico presentandosi in coppia lei Bruna coi capelli lunghi e sua sorella, invece, bionda, entrambe stupende e molto intraprendenti. Tra il 2004 e il 2005, in particolare, erano richiese in televisione e dunque venivano spesso ospitate nelle principali trasmissioni. Famosa fu la volta a Striscia la Notizia in cui le gemelle ballarono scatenate sul bancone del programma di Antonio Ricci. Da quegli anni però è trascorso molto tempo, Loredana ha continuato a far parlare di sé, soprattutto per via del suo legame con il leone di Cellino San Marco. Ma cosa è accaduto precisamente a questa showgirl? Ha proseguito il suo percorso in questo ambiente? Cos'è accaduto dopo Striscia la Notizia? Raffaella Lecciso oggi ha una pagina Instagram seguita da quasi 16.000 persone in cui posta immagini della sua vita privata, tra le ultime immagini, per esempio, ce n'è una di lei in piscina, sorridente. Tra le due lei è sempre stata quella più riservata, dopo il momento di grande visibilità televisiva ha deciso di abbandonare quell'ambiente. A quanto pare vive serena Lecce dove lavora come responsabile dell'ufficio marketing dell'emittente Canale 8, nella sua vita sentimentale, dopo il legame con Toti Bellone da cui ha avuto una figlia, c'è l'imprenditore Giampiero Corvagna. Dagli scatti che pubblica sui social lei appare come una splendida cinquantenne, fine, elegante dal volto solare. L'ex showgirl pugliese è una donna stupenda. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.